的意义。Crusaders deceived, lost to the sirens that call from the turbulent tide. Bound by the science that lives on the lips of the Televisione italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissione televisiva. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11 Electrotherapy, ore 15 e 45 Electrotherapy, ore 17 e 30 Electrotherapy, un film diretto da Lupo Lucio, ore 19 Electrotherapy, ore 20 e 45 telegiornale, ore 21:15 Electrotherapy, ore 21:45 Electrotherapy. Signore e signori, buon divertimento. Detto serie, non intendevo che te mi dovevi portare delle persone serie, cioè, capito, io te devo vedere TV, non che te tu mi dovevi parlare del Papa, di Mahatma Gandhi,
di Martin Luther King, cioè, non mi interessa le persone serie. Ma non intendevi persone fisiche, cioè persone storiche, no, personaggi famosi. Non ti ho chiesto Madre Teresa di Calcutta, ti ho chiesto serie TV e te che cosa mi porti? Cosa mi porti? Rihanna Fandaci, no? Non va bene. Mi va bene, ho capito. Lascia. Cioè, ti pare un posto. Allora, ti chiedo scusa. Ti pare un posto dove poter parlare. Questo non è un posto serio. Di Abramo Lincoln, allora, cioè nel senso. Di solito noi come ci arriviamo a questo stanzone che è elettroterapia con degli appunti. Sì. E quindi io avrei portato degli appunti sulle persone serie. Sì. Però oggi ti volevo un po' stupire, quindi ho portato fisicamente il soldi a Di Garibaldi alla trasmissione. Perché so che mi hanno detto che è una persona seria Garibaldi, insomma, per fare una storia che fa. Se io ti dico serie TV, perché mi devi portare Maria Montessori? Cioè, non sì, senso. Ok, va bene, ma gli appunti li posso stracciare, possiamo fare, tanto il programma comunque fa tipo, quindi sì, possiamo improvvisare, ma noi facciamo di lui, il soldi di Garibaldi, quindi siamo a noi nel nostro stanzone. Vabbè, ci può fare da regista, no? Tanto ah sì, in effetti fino sì. E l'altro abbiamo avuto un Miley Perconi come regista. In effetti potremmo provare. Che dici? Vabbè, facciamo così, allora, come sempre, come tutte le volte, classicamente, passiamo la sigla. Esatto, okay. Dopo la figura di merda. Esatto. Perché tutte le volte. Come sempre. Basta. Classica figura di merda. Poi parliamo un attimo con Garibaldi, sentiamo. Siamo d'accordo su sì. Filippo, magari ci fai da aiuto regista. Si chiama Filippo Garibaldi, ti vuoi chiamare? Il cognome è Garibaldi? Eh sì, è un tozzo di Garibaldi, cioè fisicamente è uguale. Barra parente di Garibaldi. Sì, poi quando ho scoperto che era, insomma, che ci assomigliava parecchio, andava all'anagrafe, ti ha fatto cambiare anche il cognome. Comunque questa è una storia che approfondiremo dopo la sigla. Quindi come sempre, Radio Fine, l'elettroterapia, quindi parte dal nostro stanzone. Esatto. Poco più puoi dirlo forte. Sì. Che dire, passiamo alla sigla? E tra poco più di un minuto siamo qui. Vai! Questo programma è stato offerto da 48248. Abbonati a un logo e suoneria settimana e con i primi due contenuti puoi ricevere in regalo la suoneria che twilla chiamandoti proprio col tuo nome. Rispondi al telefono. Scrivi in via il tuo nome al 48248. Per la terapia intensiva. E siamo qui, ore 22, Electrotherapy torna martedì, come ogni martedì, su Radio Spin. Dal nostro stanzone personale. Dal nostro stanzone, esatto. Come avrete notato voi, attentissimi ascoltatori, la parola stanzone riecheggia da diverso tempo nelle nostre trasmissioni. Non a caso. E ora possiamo dargli, insomma, un significato concreto. Che cos'è lo stanzone? Da quanto è che esiste lo stanzone? Da pochissimo, nel fantastico mondo dell'internet. Non è mai nemmeno una settimana, saranno 5-6 giorni. Lo potete trovare nelle nostre informazioni di Facebook. E è semplicemente un blog, esatto, non un blog, il nostro blog fatto con Tumblr come vorrebbe dire, è un blog normale di WordPress, esatto, e non parliamo di niente sostanzialmente. Sì, no, infatti, anzi cerchiamo gente che parli al posto nostro e dica che siamo noi a parlare. I provini di Electrotherapy. Esatto. Stiamo cercando delle giovani penne che ci possano sostituire. No, in realtà, vabbè, non è che ci siamo spalcati la radio, quello mai, anche perché se ci hanno preso la radio spin è quasi un miracolo. È solo che il blog va di moda e noi, insomma... Che fai? Non sei alla moda? Siamo indietro, cioè... Non rimani al passo coi tempi, cioè non fai il mainstream. Oddio, io sto troppo a pezzi per essere di moda, però. Non ce la faccio più, veramente. Ah, vabbè, però lo scopo del blog è quello di scrivere sostanzialmente cazzate, buffonate, idiozie, dalla mattina alla sera. Solo che lo facciamo gratis. E siamo molto bravi nelle idiozie. Esatto, quindi perché non passare dalla voce alla penna? Così magari se qualcuno si è stancato della nostra voce, della mia nasale, dei tuoi
obiettivi sbagliati. Allora, fai presto avere pena, io lo scrivo da quando ho 12 anni, cioè con una pena, da quando mi ha dato un computer in mano, veramente. Scrive solo in maiuscolo. Esatto. È la modalità caps lock indicata geneticamente. Ma ho bloccato il tastino in caps lock, così nessuno lo sblocca. Che l'ultimo l'ha sbloccato, gli spezzavo le dita, che è morto, quel vantaggio. Comunque sia, argomento di stasera, abbiamo detto... Serie. Ragazze e serie. Sì, ragazze serie e non persone serie. E quindi? Non so, non è vero. Abbiamo messo tutte donnare. Ok. Frequento donnare. Vado a donnare. Esci, insomma, in una stazione. Sì, no, io di solito sono il frequentatore della seconda rotatoria sulla tangenziale. Quella bella. Accidenti, che specifiche. No, vabbè, argomento serie TV e, insomma, è un argomento che ora... Come dire, abbastanza caldo, quindi insomma l'ondata delle serie TV va cavalcata perché ne nasce una ogni 30 secondi. Sì, e infatti noi cosa stiamo sentendo di sottofondo? Abbiamo una base diversa. Sì, una base che insomma ha, come dire, ha segnato le nostre adolescenze, e perlomeno la mia, cioè se guardavi Baywatch, io esatto. Perché a me piacevano i bagnini e soprattutto mi piaceva David Hasselhoff, sì, insomma con quel suo accento inglese, tedesco, poster suo nudo in camera. E vabbè, ma David Hasselhoff di Supercar non si batte, non si batte, lui è cinto. Comunque, sotto, in sottofondo, come nostra base musicale, di così, California. Esatto, perché noi eravamo dei fan, non di Ryan, che è quello biondo, ma della canottiera di Ryan. Esatto. Era una sola, per quante stagioni erano? Così. Quattro stagioni, quindi... Tre della Madonna e una un po'... Sotto via della morte di un personaggio fondamentale. Non vogliamo spoilerare nulla, però comunque noi con questo, cioè, con questo... se non l'avete visto siete delle merde. Esatto. E non meritate di scrivere al posto nostro sul nostro blog, ricordiamo. Comunque quello di sottofondo è semplicemente un omaggio alla canottiera di Ryan, ma noi ci togliamo dal mondo sì, perché magari parliamo un altro mondo, sì, il mondo che magari ha generato Una generazione venuta dopo di serie televisive. E noi ora siamo in fermento per questa cosa, perché cos'è che ora, cioè, ha sconvolto la nostra esistenza a tal punto da non farci più uscire di casa? Twin Peaks. Esatto. Cos'è Twin Peaks? È un prodotto degli anni 90, sì. Sono due stagioni andate in onda dal 90 al 91. Alla nostra età più o meno. Esatto, come studia 82 anni. Come studia aperto. Come studia aperto. È nato nel 91. Esatto. Due stagioni, l'ideatore ovviamente è David Lynch, esatto. Il Lynch regista fatto che nessuno, di cui sì. nessuno capisce il finale, sì. quello che fa incazzare molte persone al cinema, esatto. e Mark Frost, altro produttore. Esattamente. Ora, perché è stato così cult? Perché è stato, diciamo, possiamo definirlo il genitore unico e ha dato il via alla nascita del nuovo modo seriale di guardare la televisione? Diciamo che magari la gente era abituata a mettersi tranquilla in televisione e dire: ah, mi guardo un bel film, e viene, come dire, posso dirlo il termine, stuprata da questo tele messo davanti al film, quindi telefilm. Una cosa che non si aspetta, improvvisa, sì. E non è la solita telenovela. Un film che dura un'ora circa, che dura tra i 45 minuti e l'ora, sì. però... che succede più volte, quindi è un film lungo, e quindi ed è un film nuovo. Da svariate ore, e quindi oh mamma mia, insomma, dal letto in generale degli spettatori, tra le pugnette degli spettatori, Twin Peaks nasceva e cresceva abbastanza. Ora, riguardarla ora a distanza di 24-25 anni ha tutto un altro sapore, anche perché noi siamo i figli di Breaking Bad, esatto. di Dexter, per dire, Breaking Bad comincia con Walter White, protagonista, che è nudo, praticamente con un grembiule addosso, in mezzo al deserto, pistola in mano, che aspetta gli Smith. Cazzo, velocità immediata, media stress, malissimo, con cattiveria. Twin Peaks è lenta, è una serie molto lenta. Ed è comunque un prodotto più comunicato, esatto. perché alla fine il bello di Twin Peaks, cioè quello che è riuscito a farci capire, no? A trasmetterci da Lynch, il senso di comunità, perché in questa cittadina, sì. appunto, di Twin Peaks, ora vabbè, non ci dilungheremo nella trama perché è ormai, diciamo, conoscibile a tutto sì. il mondo, ci sono dei personaggi, delle caratteristiche proprie che ti fanno amare ogni singolo personaggio, cioè ogni singolo sì. personaggio
non è secondario né a se stesso né agli altri, ma ha una sua rilevanza, una sua importanza. E quindi è la comunità di Twin Peaks che entra nelle case degli spettatori, in questo caso per primi gli americani, e si riconoscono nelle loro piccole cittadine americane. E adesso, nel 2015, tra il 2015 e il 2016, c'è già la terza serie. Perché, raccontiamo l'aneddoto, cosa succede in Twin Peaks? Diciamo che ti ricordi vagamente una telefonata? Sì. Ecco, in una di queste puntate della prima stagione, al protagonista, che è il commissario, il detective dell'FBI incaricato, sì, di indagare sul diritto, certo, a Twin Peaks, viene detto: ci rivediamo tra 25 anni. E quindi questi 25 anni adesso sono scaduti, perciò hanno annunciato, è stato creato il sito, il network Showtime l'ha lanciato, e a breve dovrebbe uscire qualcosa, magari un video o un trailer. Comunque c'è il sito ufficiale dove c'è scritto che ritornerà. Quindi il pazzo Lynch non ha creato, ora, ma è anche ritornato. Nessuna conferma nel cast, non si sa niente della storia, però aspettiamo tanto. Noi lo aspettiamo. E passiamo un pezzo? Sì, un pezzo che non c'entra con le serie televisive, ma sai, è un po' la novità, quindi bisogna calcarla. E tra un po' uscirà il disco ufficiale Wild Frontier dei Prodigy e ci vediamo tra 25 anni. Pronto, che è? Radio Spin.
terzo singolo dei Prodigy, Wild Frontiers, qui a Radio Spin in diretta dal nostro stanzone Electrotherapy. Radio Spin che non è solo consigli comunali e bubone, ma è anche musica elettronica, in questo caso per la 14ª puntata di serie televisive. Esatto. Adesso c'è il momento Pappo e Maglio consigliano, quindi non prendete alla lettera e seriamente i nostri consigli. Vi vogliamo solamente citare brevemente un paio di serie che ci stanno, diciamo, letteralmente prendendo le palle ce le stanno stritolando tutte. Ah, stai andando in rosso da quanto sei eccitato, ragazzi. Lo so, ma mi piacciono troppo queste cose. Comunque sia, parlando di palle, parlando di università, non so perché ho fatto questa connessione così, no? Sì, forse ha un senso. Io vi volevo proporre stasera una sitcom che tratta appunto di un'università, di un community college per essere più specifici. Cos'è un community college? In America è uno di quelle università statali, quindi pubbliche, quindi il peggio del peggio a livello di università. Cioè, proprio la bruttezza, esatto, non fatta tassa. Quelle dove vanno i pensionati che magari vogliono, insomma, sono annoiati e vanno a studiare, oppure chi non ha soldi, oppure gli studenti, insomma, hanno fatto il loro corso di studio, gli immigrati, insomma, tutto ciò che in America è considerato breccia. E lo facciamo, diciamo, con un tocco di fino, perché sotto, con la base, adesso non c'è più Ryan nella sua canottiera, ma c'è The Walking Dead, è una serie che noi apprezziamo tantissimo. Ci facciamo le serate sopra, noi ci ritroviamo, c'è, cioè, proprio discorsi scacciapiga, birre. E ci si prende per le palle. Esatto. Vicende volmine. E ci stritoliamo così, a vicenda sul divano con I non morti che camminano. Comunque sia, la serie che vi volevo proporre appunto è Community, ed è una serie che va in onda dal 2009, è stata scritta e diretta dal grandissimo, io qui mi inchino, Dan Harmon, che è un produttore, uno scrittore di teatro, è un dio, ed è anche un pazzo totale, perché è uno di quelli che manda a fanculo i produttori, anche se sono loro a dargli soldi, non gliene frega un cazzo. E questa serie va in onda, come ho detto, dal 2009, e sta andando tuttora in onda, diciamo. Finora sono state 5 stagioni, la sesta inizierà il 17 marzo, quindi a brevissimo, quindi tra 10-15 giorni, con l'ultimo album dei Prodigy. Con l'ultimo album dei Prodigy, quindi marzo sarà un mese caldissimo. Insomma, la serie è stata cancellata dopo la metà stagione da NBC, attenzione, quindi è passata da, come dire, dalla TV a internet, perché è stata poi salvata da Yahoo Screen, che è un sito di streaming alla fine, che appunto ha dato soldi per una nuova stagione e quindi diciamo che si realizzerà il sogno di Dan Harmon e di tutti i fan della serie, cioè quello di avere 6 stagioni e un film. E quindi tuo. Esatto, il mio. Senti, se dovessi spiegare così proprio a una persona che non ne capisce niente, non sa niente, completamente ingenuo verso community come me, come la riassumeresti? Ah, semplicemente è una non serie... Non solo cuore amore, ma non interparole. Ma un avvocato che aveva comprato la sua laurea viene sgamato dall'ordine degli avvocati, viene radiato dall'albo e lui allora, per non rimanere disoccupato, deve riprendere la laurea. Ok. Per ritornare a esercitare la sua professione. E quindi si reca a un community college, che è il Greendale Community College. Lui praticamente vorrà tornare ad essere avvocato, va al community college per laurearsi in fretta in 4 anni, e lì incontrerà una ragazza, Brizza. Magari bionda. Esatto. Lui si innamorerà di questa ragazza. C'è sempre una bionda. Vorrà, come dire, provarci con lei, e per provarci con lei si pinge un istruttore di spagnolo, diciamo, e dice, dicendo di aver organizzato un gruppo di studio, ok? Però questo gruppo di studio si forma per davvero, perché la bionda invita altra gente. Quindi si crea un po' la comunità di compagni. Esatto. E quindi questi ragazzi inizieranno a studiare spagnolo insieme e faranno amicizie, e quindi da lì parte tutta la storia che ruota intorno a questi personaggi. E come mai ti inchini così tanto alla bellezza dei community? Cos'è che ti ha colpito gli attributi, Mario? È pieno di citazioni, è pieno di cultura pop, e a noi la cultura pop piace tantissimo. È una serie divertentissima, ci sono degli sketch geniali, molto nonsense, molto surreali, e vabbè, solo per il personaggio di Abed Nadir, che è il più grande in assoluto, che è, come dire, l'elemento più strano, perché affetto da sindrome di Asperger, è un nerd esagerato,
teledipendente, però allo stesso tempo è l'elemento più sano, perché fa la funzione di colui che sfonda la quarta parete, quindi la persona che, parla direttamente al pubblico e gli dice: guardate, ciò che sta succedendo non è reale, è solo una serie TV. E quindi, se te lo dice un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger, insomma, esatto, c'è è piena di paradossi, è difficile da spiegare in pochi minuti. Comunque c'è un interesse dietro forte verso community, tanto da essere appunto adesso su Yahoo Screen per esatto. La sesta stagione. Sesta stagione, speriamo anche in un film. E insomma, l'hashtag, concludo dicendo questo, l'hashtag Sixth Season and One Movies, cioè che vuol dire sei stagioni un film, sta girando dalla prima stagione, quindi insomma la vogliono, c'è un grande pubblico, la vogliono tutti, quindi aspettatevi citazioni Asperger, quarte pareti sfondate, soprattutto tanto a vendere. Esatto. Adesso ti voglio parlare io di una serie, quella che consiglia Pappo, che è Fargo. Sì. Forse il nome ti dirà qualcosa, magari hai visto anche il film dei Coen, dei fratelli Coen del 96, e questa serie si ispira volutamente al film del 96. Dopo 20 anni torna questa miniserie, composta da 10 episodi, dove i Coen appunto figurano come produttori esecutivi. È costruita per raccontare una storia diversa in ogni stagione, ma con la stessa ambientazione. Uh-huh. Infatti si svolge tutto nello stato freddo e nevoso del Minnesota. Esatto. Ma comincia esattamente come il film, se non sbaglio. Sì, sì, che sì, viene sì, messa quella scritta in sovrimpressione. Questa è una storia vera. È una storia vera, ma in realtà non è vera. Non è vera. Poi Coen spiegheranno che se tu metti all'inizio la frase, questa è una storia vera, il pubblico si concentra, si empatizza, come è successo con The Blair Witch Project. Esatto. La prima stagione quindi è ambientata tra le cittadine di Bemidji e Duluth, mentre la seconda nei dintorni di Luverne, che è a circa 400 miglia da Duluth, quindi tutto lì nel circondario del Minnesota. Ai premi Emmy del 2014, gli Oscar per la televisione, Fargo ha vinto il premio miglior miniserie televisiva, perché ricordiamo sono 10 puntate. Ha vinto anche il premio come miglior regia e miglior acting, premiata anche come miglior miniserie anche Golden Globe 2015, che sono un po' la rampa di lancio degli Oscar. Quindi insomma la critica positivissima, sì, tutti con i fratelli Coen e questo nuovo prodotto di Fargo, anche qui pieno di citazioni e riferimenti, viene pubblicizzato il buon vecchio cocktail White Russian di Drugo del Grande Lebowski, ricompare anche tutto il mitico ciò che è Coen alla fine, esatto. Infatti ricompare anche il mitico raschietto rosso dei Coen, usato da Steve Buscemi come segno distintivo per segnalare l'esatto però punto. Loro dicono di non entrarci nulla in questa cosa, assolutamente, no, assolutamente. Non c'entrano nulla loro. Insomma, agli intenditori lasciamo la fantasia del raschietto rosso tra la neve. È stato già detto, ma è una serie antologica, se non sbaglio, sì, perché sì, ogni stagione racconta una storia diversa. Esatto, c'è sempre un fatto drammatico scatenante che dà il seguito a una serie di vicende, però i fatti sono in qualche modo legati tra loro, però ogni serie è a parte, il tutto contornato dalla bellissima neve del Minnesota. Viene definita una serie remix perché è il remix appunto del film dei Coen. Brevemente, proprio la trama così in due parole: la città in questione, che abbiamo citato prima, viene sconvolta dall'arrivo di un violento delinquente di nome Mango, interpretato dal magistrale Philip Thornton, Babbo Bastardo, esatto, ex marito di Angelina Jolie, il quale trascinerà in un piano criminale un sepliciotto assicuratore senza successo. Sì. Classica figura dei Coen, quella dello sfigato che non vince mai sulla natura e sulla vita. Quello che mi ha ispirato della serie, vi faccio l'autodomanda, è che al contrario di quello che stiamo vedendo adesso, no? Perché noi stiamo assistendo ai grandi attori che vanno nelle serie TV. Esattamente. Ma perché, parliamoci chiaro, le serie TV sono il nuovo cinema, diciamo. Esatto. Il cinema sta sono morendo. Sono i film allungati, come abbiamo detto prima. Per il cinema sta morendo, mentre un po' morirà la televisione e lo streaming prenderà il sopravvento. Assolutamente. Come su Yahoo Screen è successo anche per i Comuni. Comunque, come Netflix sta comprando veramente tutto ora. Steve Buscemi arriva in Boardwalk Empire, che è la serie firmata da Spielberg. David Lynch firma il remake americano di Utopia. Kevin Spacey trascina House of Cards. Matthew McConaughey interpreta il personaggio principale, uno dei due personaggi principali in True Detective. E Fargo non ha la solita trasformazione, perché qui non stiamo parlando
di un attore famoso che recita in una serie televisiva, o magari un passaggio naturale come quello di Bryan Cranston, sì, che da attore in Malcolm va in attore in Breaking Bad. Cioè è un personaggio diverso, però il contenuto è sempre lo stesso. Qua invece stiamo parlando di un omaggio al film e di un e di una, come dire, ispirazione a questo film, no? Cioè dal film è nata la serie, e invece che avere il solito personaggio del film che va a rendersi protagonista della serie televisiva, qua invece abbiamo praticamente un allungamento del film stesso. Quindi è diverso, cioè sì, concettualmente... Una app del film. Esatto, concettualmente è un film alla massima potenza, ok? Non è la solita trasformazione del personaggio che quindi va, si leva dal cinema, sì, per andare nel set di una serie televisiva. Questo stiamo assistendo proprio a uno spiramento del cinema, e quindi questa potrebbe essere una novità molto, molto interessante. Buono, buono, buono. Io ho finito le cose serie, sì, per stasera. Anch'io, per parlare così serie, boh, metto un po' tristezza, che dici? Dico di passare un pezzo, però sì, non un pezzo a caso. No, assolutamente. Perché no, prima abbiamo parlato di elettronica e dei prodigi. Adesso, esatto, invece, siccome abbiamo le basi delle serie televisive, e siccome parliamo di serie televisive, avremo anche le canzoni delle serie televisive. Esatto. Cosa stiamo per passare come secondo pezzo della serata? Dei Night Party Bonfire! Questo programma fa cacare!
stanco di leggere per la terza volta di fila un bestseller di Fabio Volo. Radio Maria forse tolto dal palinsesto il tuo programma preferito. Up King Pro non funziona veramente e non ti scolpisce gli addominali come vorresti. Ci pensano quelli di Electrotherapy. Pappa e Maglio provano a tirarti su. E nel caso non funzionasse, possiamo sempre venire a casa tua e provare ad aggiustarti l'Up King Pro. Tutti i martedì dalle 22 alle 23 su Radio Spin. I coltello parti con buon fuoco. No, scherzo. Non so cosa voglia dire buon. Bonfire su Radio Spin. Tra l'altro noi li abbiamo anche visti dal vivo. E cioè, lo abbiamo visto e come sfigato. Era un coltello party. Era un coltello party. Insomma, musica elettronica qui nell'83 di Radio Spin. Sono dubstep esagerato da capo 2013. E questo pezzo è stato inserito nella colonna sonora di Breaking Bad. Cose a caso, no grazie. Mai vero, mai vero. Precisamente nella scena dove il buon Walter White distrugge la Mustang, il bolide rosso. Il bolide rosso regala al figlio, e prima di distruggerlo ci fa le peggio cose, tipo frena a mano, derapate, salto. Tamarra allo stato puro. Insomma, siamo tornati, ore 10:33. Prima parte se n'è andata. Sì, la parte seria. Adesso non ce la facevo più, veramente. Per nostra natura trash dobbiamo parlare delle serie televisive trash. E con cosa vogliamo iniziare? Dai. Con sogni d'amore? Dai, annuncialo meglio. Con sogni d'amore? Cos'è sogni d'amore? Tra l'altro, le serie televisive di cui parleremo tutte e due tranne italiano, cioè, con la I maiuscola. Cioè il trash dove lo trovi, se non in Italia. Ah, cioè, i maestri. Banzina, Ezio Greggio, sogni d'amore, sì. Piemonte, sì, Jerry Calà, che purtroppo qua non c'entra, non figura nel caso. Sì, ma secondo me se scavi più a fondo lo trovi il suo nome, il suo giro questo. Di cosa parla questa sogni d'amore? E perché Piemonte? Perché è una serie novella Piemonte? Perché l'avranno girato a Piemonte, non lo so. Scusa, che no, troppo. Cioè, allora, di questa serie TV si sa veramente poco, diciamo. È molto di nicchia. È molto, ma veramente, cioè, per gli amanti del trash, no? Quelli che lo ricercano, no? Il trash, no? Come noi, al trash. Intanto sento questa Dawson Creek che mi va sotto in cuffia. Mi altro mito d'adolescente. Ah, scusa, per chi facevamo noi il mito? Perdoso, era lui che doveva bombare Pepino. Non quell'altro. No, Tom Cruise. Esatto, non quell'altro ancora. Top Baby. Comunque io ero per la nonna. La presente la bionda? Sì. Quella drogatella. Sì. Tua nonna. Ah, ok. A me piaceva lei. Non so come, non mi ricordo come si chiama, però a me piaceva la nonna e la bionda. Non usciamo troppo off topic, Dawson Creek è una grande serie, però per favore non la fai inventare. Sogni d'amore invece? Sogni d'amore, ragazzi, è una telenovela piemontese, l'abbiamo già detto, che se ne sa poco, purtroppo poco, e sappiamo, ce l'ha detto la Giraffa Stand, perché praticamente questa serie TV andava in diretta lo stesso giorno che c'era Mai Dire TV a quei tempi, si parla degli anni 90, no? E andava in onda su Rete 3 Manila, che è una TV locale piemontese, e praticamente la Chalapas durante la sua trasmissione alternava gli sketch, vabbè, che teneva appunto in diretta, praticamente alternava spezzoni di puntata di sogni d'amore, quindi si vedevano vere e proprie scene del film con i commenti della Chalapas. Esatto, gli autori sono ignoti fortunatamente. meno male, grazie. E vabbè, la serie appunto parlava delle peripezie sentimentali di due ragazzi fidanzati, si parla di ragazzi molto giovani, tra i 25 e 30 anni, e che cosa ha di particolare questa serie? È recitata veramente male, in una totale inespressività, no? All'inizio loro, cioè, recitavano male cercando di farlo seriamente, come può essere stato Alex Larieto, cioè loro hanno cercato di calarsi veramente nei panni dell'attore. Esatto, cercavano insomma di dargli un tono serio a questo prodotto alla fine, purtroppo. Però poi quando hanno capito che erano incapaci, no, che la Chalapas li mandava in onda, hanno fatto di tutto
per risultare incapaci. Ah, quindi si sono presi da esce da passati dalla gelappa, quindi domani possibilità. L'ultimo film fatto a un certo punto della stagione chiamano il mago Gabriel a presenziare. Cioè, come scusa ripeti? Chiamano il mago Gabriel. Il mago Gabriel è un personaggio trash sempre degli anni 90, come può essere stato il mago Thelma. Ah, ok, il Tommasinetto. Esatto, questa gente qui, insomma, che fa tanto scalpore. Il male assoluto. Comunque sia, questa serie ha tantissime particolarità, però io mi volevo soffermare sulla prima e la seconda puntata, no? Ok, bellissima questa cosa, loro diventano trash per essere passati. Sì, lo fanno palesemente, ma loro non lo vedranno mai, ma lo fanno palesemente a pochi. Ignoti autori purtroppo non conquisteranno. Allora, le puntate su cui io mi vorrei focalizzare sono le prime due. Allora, nella prima c'è una carica di pathos, non dovuta agli attori, ma dalla trama, esagerata, no? Cosa succede? Succede, vabbè, che il protagonista, Marco, si presenta ai genitori della fidanzata, che si chiama Maria Clara, grazie con nome di Montese. E praticamente lui si presenta vestito da profumo, no? È un'ottima scelta quella di presentarsi vestito così. Quando vai a conoscere il vuoi fare per l'impressione. Insomma, si presenta e inizia un po' a raccontare di sé, della sua vita. E dice che lui ha avuto una vita un po' difficile perché la sua mamma era una amiciaia, quindi percepiva uno stipendio abbastanza basso, faceva una vita umile, in più lui non ha mai conosciuto suo padre e vivevano in un paesino sperduto del Piemonte, si chiama Monte Nevoso. Certo. Chiedilo veramente. Tipo Minnesota. Monte Nevoso, esatto. Come Prato alla fine, no? Sì, sì. Più o meno. Prato, Prateria, Monte Nevoso, Monte Nevoso. Esatto. Insomma, in questa Monte Nevoso si scopre che il padre della fidanzata di Marco ha fatto il militare e rimembra appunto i ricordi di quando lui era in Evali, sì. E dice: ah, che ricordi, Monte Nevoso, bei paesaggi, belle donne, minchia, Monte Nevoso, capitale della figa più di pizza, ragazzi, cioè veramente. Ma quest'estate non sapevo cosa fare, diceva: vado a spaccarmi a Nicolas, no, vado a vomitare nelle flyers di pizza, no, Monte Nevoso, figa 24 ore su 24, no. Sì, sì, fanno anche cocktail a prezzi modici, popolarissima. Insomma, che cosa succede? Marco continua a raccontare la sua storia e dice: mia madre faceva la camiciaia, quindi dovevo occuparmi di lei, aiutarla, insomma, nei soldi, per portare a casa dei soldi, mantenersi. Mio padre se n'è andato via, di lui mi è rimasta soltanto questa collanina, e fa vedere la collanina, e dice che è stato un gran mascalzone perché l'ha messa incinta e poi è scappato. Di lui non sa nulla. Figa, Monte Nevoso, collanina, militare. Anche il padre di lei, di Maria Clara, della fidanzata, gli dice, gli chiede a Marco: scusa, ma tua madre, che faceva la camiciaia a Monte Nevoso, come si chiamava? Fa: Maria Clara, esattamente come la mia fidanzata. E allora lì si intuisce che forse lui ha messo un amore giovanile, messo in cita, quanto pato, e finisce in sospeso così con il padre il padre della fidanzata di Marco che strappa la collanina dal collo di Marco. In perfetto stile serie TV, quindi ti lascia il pathos proprio per voler che, cioè, tu ti devi attaccare alla puntata dopo perché esatto. Ne vuoi ancora, come succede con lo stream. Esatto. E quindi uno dice: vabbè, dai, la prossima puntata non ho la risposta di quello che succede, esatto. Dopo. Avete detto quello che ho detto ora? Sì. Scordatevelo! Niente, scordatevelo, perché Marco rientra in casa, no? Sì. E si ripresenta. Come? Si erano presentati la settimana scorsa, ma lo dicevano già. Bussa la porta. Piacere, sono Marco, sono il fidanzato non più di Maria Clara ma di Cristina. Quindi cambia anche cambia tutto. Cambia tutto completamente. Ma gli attori rimangono gli stessi. No! Cambia anche l'attore. L'attore principale che Marco rimane, anche il padre e la madre di lei, però lei cambia. Ma è tutt'altra persona. Non c'è più Maria Clara. Altra persona, altra attrice, altro personaggio. Altre vite. Tutto ciò che era stato costruito prima non c'è più. E quindi io la propongo come serie antologica. Per eccellenza, cioè, il cambio di trama da una puntata all'altra. Ciao. Vabbè, senti, mi hai creato davvero troppo pathos, quindi io
preferisco passare un pezzo per riprendermi, sì, così magari torniamo dopo e affrontiamo con me il discorso serie trash italiana, tanto è un pezzo molto breve, da 3 minuti, magari quest'anno tutti e due in nero, perché sono un duo, sono un duo musicale. Come le Nervo. Esatto, sono come le Last Station, no, quelle erano tre. Sono un duo musicale britannico che hanno fatto questa Innocence, noi la passiamo qui e chissà, magari il prossimo anno o quest'estate li ritroverete tutti e due in un bellissimo DJ set di Montenevoso. Lupo Lucio DJ. Amici Nero che quest'estate suoneranno a Montenevoso, ce l'hanno detto prima, ci hanno whatsappato, britannici come la serie televisiva di cui compongono la colonna sonora, che è Misfits, una serie abbastanza, diciamo, adolescentesca, se mi passate il termine voi ascoltatori, e quindi niente, insomma, abbiamo sparato un'altra canzone elettronica di una colonna sonora e riprendiamo con la nostra basettina Dozen Creek. Esatto, perché noi abbiamo parlato di serie TV trash, stiamo parlando tuttora, e non pensare di scapparla, anche tu devi parlare della tua TV, non ti preoccupare, perché la serie italiana non mi deludere. Italiana in questione di cui voglio parlarti è The Lady, l'amore sconosciuto, la web serie, già che non mi deluderà, di Lori del Santo. E basterebbero queste tre parole, Lori del Santo, per chiudere la puntata. Sì, vai, ciao, domani c'è Bubone, ricordatelo, il prossimo martedì.
seguiteci sul blog e su Twitter, esatto. Composta da 10 episodi, sì, durata approssimativa ovviamente 15 minuti. Ah. È il trash coatto che sbarca ufficialmente su YouTube e ci ha pensato Lore del Santo a fare tutto, perché lei a rendere questo prodotto un capolavoro attraverso i suoi costumi, la fotografia, il montaggio, il cameraman e la regia, lei fa tutto questo. Sì. All'inizio di ogni puntata compare la scritta e lei fa tutto questo. Cioè, ma tutti i ruoli, sì. E nessuno tra giornalisti, intervistatori gli ha chiesto come mai, cari? No, lei è, diciamo che si è giustificata, riprendo il suo possesso della mia lingua, dicendo che lei non è ovviamente sorrentino, sì, quindi è parte da sola, sì, da sola e con pochi altri. Prima o poi sarà sorrentino, ah, perché si autodefinisce, sì, sì, la nuova, farà la nuova sorrentino, caso, si farà, esatto, cambiare il nome, diventerà napoletana, esatto, forse lo è già, non lo so, tifosa del Napoli e ascoltatrice dei continenze come Paolo Sorrentino. Maradona, esatto, esatto, and the ghost are good. Sì, comunque, e niente, lei si è giustificata dicendo sono da sola, sono io con la mia serie, quindi fa tutto questo. La girata in 15 giorni, però no, lo vedo già che c'è quello sguardo maligno, ma come 15 giorni, ha fatto tutto, ha montato la fotografia, la regia, ebbene sì, e lo dice, è riuscita alla grande. È riuscita, ma è una delle tante serie italiane, nonostante che siano italiane, si sono anche autoridoppiate. No, questa è tutta abbastanza originale, nel senso che le prime voci sono quelle che poi. Ah, ok. Anche perché mi sa che Lori con i 7 lavori che doveva fare, probabilmente non ha avuto il tempo di rimontarla. Ok. Comunque la storia è quella della Lady del titolo, sì. Luna, moglie di un uomo ricchissimo, purtroppo deceduto in un incidente. Si ritrova quindi lei, sì, ad amministrare tutti i suoi preziosissimi beni, capitali immobiliari, servitù, skybar e palestra personale. Quindi con annesso personal trainer Truzzo. Mantiene pure il suo fidanzato Truzzo, aggiunto alla schiera della servitù. Chi è l'attorello in persona? Aggiunto alla schiera della servitù, ripeto, è l'amatissimo Costantino Vitaliano. Lo hanno resumato. Esattamente, da troppo belli è venuto fuori, cioè, con la serie di Lori del nemmeno Santo. Sua madre sapeva che fosse vivo, cioè, Costantino Vitaliano. E se ne compiaceva del fatto, sì, perché voleva. Sperava fosse morto. Sì, si voleva continuare a vivere nel dubbio. Okay. Ogni puntata diventa quindi la passerella sulla quale sfilano e si sfidano ex tronisti, modelli e modelle, contornati da dialoghi esaustivi e profondamente, sì, esistenziali, quali per esempio, a un certo punto nel testo la protagonista, Luna, cos'è per te l'amore? E lei risponde, frammenti di tanto emozione. Wow. Cioè, è il Jeff Gambardella di Wow. Luna, capito? Cioè, è l'esistenza che viene fuori, mamma è il romanticismo che trabocca. Oppure, davanti al provino, no, poi cambio di scena, ah, non okay, c'è più niente, altro diavolo, no, sì, completamente no senso. Oppure, lì c'è un dilettante, assolutamente, allo sbaraglio, davanti al provino per aspirare a diventare nuova segretaria della Lidia a un certo punto, l'incaricata dei colloqui esordisce con, cosa è in grado di fare lei, riferendosi alla ragazza che si stava proponendo. La risposta della candidata è stata, ho un fidanzato gelosissimo, se scopre che sono qui mi ammazza, gli ho mentito, gli ho detto che andavo dal dottore. Ora, ma no, continui di sottolineare, io ti chiedo cosa sai fare e tu mi dici che hai un fidanzato geloso. Cioè, di solito è, salve, mi chiamo, ho questa età, parlo queste lingue. No, lei risponde totalmente un'altra cosa. No, ma gelosissimo di dire. Del lavoro, è del fatto che lei va in giro probabilmente, cioè, ok, insomma, non lo so, però okay, non ha risposto alla domanda, è questo, insomma, ma l'hanno preso poi, non lo so, non si sa perché cambio di scena, non si capisce niente. Comunque noi di Elettroterapia vorremmo, sei trollato, non esiste questa serie, noi vorremmo raccontarvi la storia e darvi qualche informazione in più, ma è impossibile perché tutto quello che ci fa vedere Lori sono addominali scolpiti, sì, e vetrine di negozi con marche famose. Vabbè, alla cioè fine, forse capo alla fine storia anche quella. Fondamentale è la parte di Natalia Bush, non la voglio dimenticare, ah, la quale ricopre il ruolo di quella con le tutte le ossa. Okay. Per tutta la durata dei video si parla di questa fantomatica festa da organizzare in onore della Lady, poi la serie finisce senza che ci sia nemmeno l'ombra di un palloncino attaccato male. Cioè, ma no, non esiste, cioè, a un certo punto non c'è più scenografia, non c'è più niente, cioè scompare il concetto di festa. Finisce, e non vi spoilerò il finale, ma della festa non si sa più nulla, e ne avevano parlato per tipo 5 puntate precedenti, tra le aspiranti, no, le segretarie e le teste di Natalia Bush. Cioè, è sconvolto, cioè viene distrutto, cioè, tutto, e non si anche, sa più niente. E anche, boh, le teste di Natalia Bush escono fuori
qualcosa di più, cioè, sciato, niente, no, niente, niente, nulla di tutto peso. A un certo punto muore tutto, non piace più niente, dialoghi come sempre non fini, come ho citato prima. Comunque, alla fine, l'esteta Lori del Santo ci ha regalato una perla che ancora non è stata rimossa da YouTube. Quindi affrettatevi, guardatevela, ammiratevela e poi andatevi a cercare la o sua... O segnalatela, magari. Anche, ma non prima di aver visto la sua prima opera, The Nightclub, riesco a portare per credere. Il corto di Lori del Santo, la prima opera, ok, in stile Erased as a Bleach, che è sempre un dilettante. 10 minuti con protagonista Ida Iesti, ma non vi svelo niente perché il finale ha una perla delle frasi esaustive e esistenziali di Lori del Santo. Mamma mia. E qui direi che possiamo chiudere, passare il terzo pezzo della serata, sì, lasciare Dawson nei suoi conati, nella sua tristezza, sì, esatto, nella sua tristezza di personaggio. Cosa andiamo a passare? Laura Palmer! Allora, signor Magali, per favore. Walking out into the dark, cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path. Laura Palmer del Bastille, fatto a forte, per forza. Protagonista, protagonista di Twin Peaks. Quindi diciamo cadavere di Twin Peaks, nel senso. Omaggio dei Bastille a questo personaggio. Personaggio e remix fatto da Cat Crazy, e insomma era doveroso passare un pezzo intitolato Laura Palmer proprio stasera. In questa serata da serie televisiva. Sì, diciamo una serata quasi britannica a livello di studio, perché abbiamo passato quasi tutti artisti britannici, in eccezione i Netflix, che sono neozelandesi. Ma credevo di molto ne penso, infatti. Comunque tutto questo non è in Nuova Zelanda. Tutto questo c'è, cioè, per provincia di Nuova Zelanda. Tutto questo lo ritroverete ovviamente su Facebook quando pubblicheremo, probabilmente in questi giorni, se non domani, direttamente su tutta la tracklist della serata. Esatto. Quindi niente, abbiamo parlato di serie TV, e serie TV trash. Cosa viene successivamente? Gli attori trash, quindi attori che hanno recitato e che magari sono finiti male, esatto, o che si sono ritrovati proprio perché finiti male in robe trash. Esatto.
E ci vuoi dire qualche nome? Senti, io ti sparo subito Lorenzo Lamas, che abbiamo citato. Che abbiamo citato, esatto. L'abbiamo citato per un film sull'Alzheimer, è praticamente il protagonista di Renegade, ok? Un uomo da 5 matrimoni, appassionato di Harley Davidson e cintura nera di Taekwondo. Ok, questo è Renegade, ma Lorenzo Lamas? Lorenzo Lamas è un figlio di attori che intraprende anche lui la carriera cinematografica. Inizia con Grease nel 68. Ok, questo è Renegade. Ma okay. Lorenzo Lamas? Lorenzo Lamas, Lorenzo Lamas. Come mai fa questa fine brutta Lorenzo Lamas? Perché dopo aver fatto Renegade, 100 episodi e tutto il resto... Se questo è Renegade. Renegade, Lorenzo Lamas, il protagonista, finisce in Mega Shark vs. Giant Octopus, film del 2009 dell'Asylum, nel quale si racconta di come un elicottero si schianta contro un iceberg liberando due animali preistorici. Una piovra gigante e un mega squalo, grossissimo seguito perché fa parte della categoria ormai già citata nella 13ª puntata. It's so bad, it's so good. Ha oltrepassato 1 milione di visualizzazioni su MTV. Il miglior commento secondo me rimane quello del tempo Bill Gibron, che dice testualmente, scusate, il ciarpame può essere un gusto acquisito come il caviale e il foie gras. Quindi il bravissimo Lorenzo Lamas, appassionato di Harley Davidson, di Renegade, di Sparatori e soprattutto di tanto, tanto Rete 4, che passavano tantissimo, lo passavano tantissimo su Rete 4, insieme a più forti ragazzi. Esatto, finisce malissimo per un film dell'Asylum del 2009. E finisce ancora peggio perché è in bancarotta. Ha dichiarato di possedere soltanto $430 e di avere un debito accumulato da $322,000, in gran parte verso il fisco. E deve ancora versare dei soldi alle 4 ex mogli, perché lui ha sulle spalle 5 matrimoni e 3 figli minorenni. Quindi questa è la fine trash di Renegade. Tu hai qualcuno da sparare? Beh, io inizialmente ti volevo parlare di James Van Der Beek, cioè l'attore principale di Dawson Creek, che poi ha interpretato Dawson, che durante la sua carriera è stato un po' in ombra, diciamo, ed è addirittura l'unico del cast che non ha avuto una carriera brillante, perché tutti quegli altri hanno avuto delle nomination varie agli Oscar, hanno avuto ruoli importanti in serie TV, in film importanti, insomma ci sono rifatto una carriera tipo Casey, che è diventato super attore, Fringe, oppure Michelle Williams ha avuto due nomination all'Oscar e che abbiamo scusato un po' lui, quindi il solo ha fatto però purtroppo per noi James Van Der Beek è ritornato in auge quest'anno diventando attore protagonista di una serie TV che è CSI Cyber, che è un spin-off di CSI, che praticamente è co-protagonista insieme a Patricia Arquette, che è un Oscar per la migliore attrice non protagonista di quest'anno con Boyhood, e addirittura è diventato antagonista di un corto realizzato su Power Rangers, quindi cioè, diciamo è tornato troppo in alto per parlarne noi. Quindi si vogliono parlare di altri due personaggi. E chi sono questi altri due personaggi? Steven Collins e Bill Cosby. Oh, i ragazzi per bene, no? Ovvero il reverendo Hamden e il patriarca della famiglia Robinson. Quindi insomma, ripeto, due brave persone. Esatto, due brave persone che ci hanno insegnato vari valori della vita, tra cui il rispetto verso le persone. I maglioni, ci hanno insegnato appunto che i maglioni sono belli e che i preti scopano. Esatto. Ci hanno insegnato che nonostante sia protestante, quindi pro anticoncezionali, tu non li usi. No, perché a quanto pare. Insomma ci ha insegnato appunto che è bello essere persone rispettabili e avere delle lauree. Però poi alla fine viene fuori che sei uno stupratore. E quindi entri di diritto nella parentesi trash della carriera. Esatto, perché entrambi hanno avuto dei problemi per quanto riguarda le molestie sessuali. Steven Collins, ovvero il reverendo Camden, è stato denunciato dalla sua ex moglie per aver abusato di 3 ragazzine nell'arco della sua carriera. Praticamente questa è stata una confessione fatta dal reverendo Camden durante una sua seduta di psicoterapia dal suo psicoterapeuta. La registrazione è arrivata alla moglie e la moglie ha prontamente denunciato e gli ha chiesto il divorzio. È venuto fuori lo sfruttamento del reverendo Cameron. Invece a Bill Maglione è successo che a un certo punto della sua carriera, e ve ne è un fatto abbastanza recente, si parla di qualche anno fa, lui ora attualmente ha 77 anni,
e a più di 70 anni si ritrova con una denuncia per stupro, adescamente stupro di minorenne. Non c'è male per avere. La cosa bella è che non appena uscì fuori il primo scandalo, un'orda di decine e decine di donne ha denunciato Bill Cosby. Perché per loro avevano motivi. Perché loro, secondo le loro dichiarazioni, erano state prima drogate e poi stuprate da Bill Cosby, adescate con la promessa di ricevere un trattamento speciale nel mondo dello spettacolo, poi drogate e poi, insomma, e poi violentate. Insomma, queste due persone per bene dello spettacolo americano poi non si sono rivelate così per bene. Piccola parentesi su Bill Cosby: nonostante gli scandali, ora lui sta facendo uno spettacolo in teatro, sta facendo uno spettacolo in teatro, sta girando tutta l'America, e nonostante gli scandali riesce a fare tutto esaurito. Quindi a ogni tappa è ancora pieno. Quindi, insomma, diciamo che se sei una stella morente del cinema, stupra una donna e tornerai sul testo. O che magari, e questo è il messaggio che ci fa trapelare l'America. O che magari per questa teoria del complotto anche questi fatti aiutano, insomma, lo spettatore, aiutano la voglia, no? Quindi invogliano lo spettatore ad andare a teatro a vedere questo stupratore, drogatore e promessologo di chissà quali ruoli in televisione, magari dati proprio da lui, da benefattore Bill Cosby. Noi ci salutiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Ricordatevi di seguirci su Facebook, di seguire gli altri programmi di Radio Spin. Domani c'è il bubone. Domani c'è il bubone. E di seguire il nostro blog che è vivo, è vegeto, è pronto. Non si chiama vivo, vegeto, è pronto. È pronto per entrare nelle vostre case e trasformarli in stanzoni. Quindi a presto vedrete, sicuramente ve lo segnaleremo, un nostro articolo. Uscirà brevissimamente. La 14ª puntata è finita, noi ci rivediamo martedì prossimo. Vi lasciamo con le pillole, non ti aiuteranno adesso, dei Chemical Brothers. Che è il nostro motto, diciamo. Esattamente. E quindi ci rivediamo martedì prossimo. Vai! Wow! Thank you.
Avete appena ascoltato Electrotherapy, tutti i martedì dalle 22 alle 23 su Radio Spin. Nel caso non vi fossimo piaciuti, scrivetelo su un post-it e caricatelo sulla nostra pagina Facebook, proprio come farebbe Francesco Soletti.